Vediamo alcuni esempi concreti sulla terza legge dei gas perfetti, la legge di Boyle-Mariotte. Il primo esempio è la respirazione. Questi sono i polmoni e per respirare, per far entrare e uscire l'aria, modifichiamo il volume dei polmoni. A livello muscolare possiamo infatti espandere la gabbia toracica o comprimerla. Quando la espandiamo passiamo dai polmoni, dal loro volume normale, che è quello contornato in nero, passiamo al contorno verde, quindi i polmoni si espandono e il volume diventa maggiore di quello iniziale. Di conseguenza la pressione dell'aria all'interno diminuisce rispetto alla pressione normale, diciamo così. Ma questa pressione che c'era all'inizio è la pressione esterna. Ora che la pressione è diminuita all'interno dei polmoni in conseguenza dell'aumento di volume, allora c'è meno pressione all'interno dei polmoni che all'esterno, e questa differenza di pressione spinge l'aria da fuori a dentro, perché la pressione è maggiore fuori e minore dentro. Quando invece vogliamo buttare fuori l'aria, allora comprimiamo, grazie ai muscoli della gabbia toracica, comprimiamo il volume dei polmoni, quindi passiamo a un volume minore di quello normale, ma comprimendo il volume aumenta la pressione all'interno, la pressione dell'aria. Quindi adesso la pressione dell'aria all'interno è maggiore della pressione atmosferica esterna, e quindi questa differenza di pressione, maggiore pressione all'interno che fuori, butta fuori, cioè spinge fuori l'aria, esce l'aria. Quindi, riassumendo, l'aumento e la diminuzione di volume comportano una diminuzione o un aumento di pressione, e la differenza di pressione fra dentro e fuori fa entrare e uscire l'aria. Si tratta di trasformazioni isoterme che avvengono circa a 37 gradi centigradi, la temperatura interna del corpo. Il secondo esempio concreto è quello di una bottiglia che all'inizio è piena d'acqua e c'è poca aria. Noi iniziamo a bere l'acqua, il livello dell'acqua diminuisce, quindi aumenta il volume a disposizione dell'aria. Vediamo che il volume B è maggiore del volume A iniziale. Ma anche questa è una trasformazione isoterma, perché avviene a temperatura costante. Infatti l'aria che sta nella bottiglia, diciamo che sta sempre a 20 gradi la temperatura ambiente. E se il volume è aumentato, il volume a disposizione dell'aria, diminuisce la pressione dell'aria. Quindi ora l'aria dentro la bottiglia ha una pressione minore della pressione atmosferica esterna, e perciò la bottiglia si schiaccia. Infatti quando noi beviamo l'acqua, la pressione atmosferica tende a cartocciare e a schiacciare la bottiglia. Il motivo quindi è una depressione che si crea all'interno, nell'aria all'interno della bottiglia, depressione causata dall'aumento del volume a disposizione dell'aria, aumento di volume dovuto al fatto che abbiamo tolto l'acqua. Il terzo esempio è quello di prendere una siringa, tapparla. Per esempio si può, con un accendino si può squagliare la punta, chiaramente l'ago va tolto, e tapparla in modo da squagliare la punta, e questo perché l'aria non deve né entrare né uscire, perché come sappiamo nell'esperimento di Boyle e Mariotte la quantità d'aria, le moli di gas, devono restare costanti. Anche qui immaginiamo una temperatura di 20 gradi centigradi nell'ambiente esterno e quindi anche nell'aria che sta dentro la siringa. All'inizio l'aria ha la stessa pressione esterna, la pressione atmosferica. Questo quando noi sigilliamo la punta e chiudiamo quindi la siringa. Immaginiamo che il pistoncino, il pistone della siringa, sia sul livello 2 millilitri, quindi 2 millilitri d'aria, con una pressione interna dell'aria che preme contro il pistone uguale a quella esterna, perciò il pistone è in equilibrio. Poi noi spingiamo giù il pistone, qui ho scritto su ma in realtà è giù, e riduciamo il volume dell'aria. Per esempio lo dimezziamo da 2 a 1 millilitro. Di conseguenza aumenta la pressione all'interno, raddoppia, diventa 2 atmosfere e vince sulla pressione esterna. Infatti se noi lasciamo libero il pistone, dopo averlo schiacciato, il pistone spontaneamente torna su, perché la pressione interna è maggiore della pressione esterna. Se invece noi il pistone lo spingiamo su, qui è scritto male, allora aumentiamo il volume dell'aria, per esempio da 2 millilitri lo portiamo a 4 millilitri, sempre a temperatura costante. Ma allora la pressione all'interno, la pressione dell'aria dimezza, perché abbiamo raddoppiato il volume, adesso è mezza atmosfera, quindi c'è meno pressione dentro e più pressione fuori. Infatti se noi
smettiamo di tirare su il tappo, il pistone, e lo lasciamo libero, il pistone sembra venire risucchiato verso il basso. In realtà non è che viene risucchiato dalla depressione interna, quello che accade è che la pressione atmosferica esterna stavolta vince sulla depressione che si è creata all'interno, e quindi il pistone scende giù per differenza di pressione, come prima saliva su sempre per differenza di pressione, perché era maggiore la pressione dentro e minore quella esterna.